Questa video lezione tratteremo della parte finale del programma di storia dell'arte, che abbraccia l'arte che viene realizzata appunto nel secondo Novecento, quindi scavallata la seconda guerra mondiale, e ci focalizzeremo su due movimenti artistici, in particolare che sono l'espressionismo astratto e la pop art. Però nel frattempo, con la scusa, siccome parliamo di questi due movimenti e ci sono, diciamo, affinità con alcuni altri movimenti che si sviluppano soprattutto in Europa, guarderemo anche ad altri artisti nel frattempo, insomma, approfitteremo di queste analisi per guardare anche ad altri artisti che comunque hanno la loro importanza. Se non altro sono state delle voci un po' fuori dal coro, tante voci fuori dal coro in realtà, che però hanno una notevole importanza. Qui c'è un riassunto, come al solito, di quello che è, diciamo, questo periodo. Chiaramente, diciamo, l'Europa, in generale il mondo, è diviso in due blocchi. Da un lato c'è il blocco occidentale, quello, diciamo, che fa parte dei paesi della NATO, quindi gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia, la Germania, scusate, no, la Germania, chiaramente che era divisa, la Gran Bretagna, e dall'altra ci sono i paesi del blocco sovietico, con alcune eccezioni come la Cina, chiaramente, e la parte della Jugoslavia, che fino agli anni 90 era comunque un regime totalitario comunista che non faceva parte però dell'Unione Sovietica. E chiaramente l'Europa era fondamentalmente il crocevia, era divisa a metà, Berlino era la città, diciamo, simbolo di questo, con il muro di Berlino. Ovviamente la scena artistica in questo periodo, o almeno per quello che potete anche trovare sul vostro libro, si sposta negli Stati Uniti, che è fondamentalmente il vero grande vincitore della Seconda Guerra Mondiale. E si sviluppano una serie di stili, in realtà una serie di correnti pittoriche o artistiche. La prima è l'espressionismo astratto, che si sviluppa, diciamo, a partire dall'esodo che c'è di molti artisti europei che si trasferiscono in America durante la Seconda Guerra Mondiale e, come dire, importano lì negli Stati Uniti quelle che potevano essere, diciamo, le avanguardie che si erano sviluppate in Europa, e il caposcuola dell'espressionismo astratto è Jackson Pollock. E poi, diciamo, sul finire degli anni 50, quindi negli anni 40, durante la seconda, diciamo, finita la Seconda Guerra Mondiale fino a metà degli anni 50, c'è questo espressionismo astratto. Subito dopo, diciamo, intorno alla fine degli anni 50, comincia a prendere piede invece la pop art. Il Novecento è anche il secolo del consumismo, è un qualcosa che vediamo anche oggi, cioè l'acquisto di oggetti futili che durano poco, scadenti spesso, che hanno poco valore, che in realtà non servono tantissimo e che però ci viene detto che devono essere acquistati perché altrimenti l'economia non prospera o non si sviluppa. Ecco, questo è il consumismo. Il consumismo viene preso ad oggetto e raccontato dalla pop art, il cui artista principale e simbolico è Andy Warhol, ma ce ne sono altri che vedremo. Questo è un esempio di espressionismo astratto, in particolare qui a sinistra vediamo un'opera di uno dei membri, diciamo, dei fautori dell'espressionismo astratto americano, che è De Kooning, che è un artista di origini olandesi, in realtà lui è americanissimo. E nella sua opera, diciamo che principalmente si ispira a quello che era l'espressionismo tedesco, questo è Kirchner, che è un autore che abbiamo solo nominato, che appunto realizzava le sue opere con queste forme spigolose, i colori acidi, per raccontare la decadenza della società borghese. Quindi, diciamo, è un tipo di arte dove l'artista esprime le sue sensazioni, le sue angosce, le sue inquietudini attraverso però un disegno che diventa molto acido, molto spigoloso. Ecco, De Kooning riprende un po' queste tematiche per rappresentare questa donna e la sua bicicletta, dove in realtà c'è anche una scomposizione proprio della figura, un po' come facevano i cubisti. Quindi, insomma, riprende, vedete per esempio il viso con gli occhi, no? Rappresenta in parte quelle scomposizioni che facevano i cubisti con queste pennellate violente. Qui leggete un po' quello che può essere l'espressionismo astratto. Comunque, tenete presente che l'idea degli espressionisti astratti è quella di utilizzare le tecniche dell'espressionismo, quindi la violenza pittorica in questo caso, il gesto o gestuale proprio del pennello che viene utilizzato sulla tela, con dei sistemi che invece riguardano più la parte dell'astrattismo, quindi
tendono a semplificare molto le forme. Il principale autore dell'espressionismo astratto però è Jackson Pollock, in particolare perché lui inventa questa metodologia di pittura chiamata action painting. Lui non toccava mai la tela, ma lasciava colare, quindi dripping dall'inglese, colatura, lasciava colare o dava con delle forti, con un movimento molto forte, diciamo, del pennello, faceva praticamente schizzava il colore sulla tela. Lavorava con queste tele in orizzontale e la sua idea di pittura era molto sciamanica, cioè riprende un po' i rituali, quelli degli sciamani indiani che lui conosce in Arizona. E infatti, come scrive lui stesso, quando è nel suo dipinto non è cosciente di quello che fa e quindi lascia che la mano venga guidata, diciamo, dalle sue sensazioni, da quello che sta provando in quel momento. Morirà molto giovane, a 44 anni, per problemi legati all'abuso di alcol. Questa è una delle prime opere realizzate, se non la prima, che si chiama Alchimia, e viene realizzata nel 1947. E come potete vedere, è una tela fortemente materica, dove il colore è stratificato, ci sono strati su strati di colore e non compongono nulla in particolare. Anzi, il gesto è proprio casuale e anche molto, è decisamente irripetibile. A questo però Pollock poi utilizza, oltre ad utilizzare vari tipi di vernice, non utilizza la pittura quella da pittore, ma utilizza le vernici quelle commerciali, barattoli, come avete visto nella slide precedente. Unisce anche elementi più materiali come la sabbia, dei bastoncini, proprio per cercare di radicare, okay, queste opere anche un po' alla realtà. D'accordo? E quello che cerca di creare è proprio un effetto materico che si stratifica strato su strato, diventa sempre più tridimensionale anche l'effetto della pittura. E potete vedere anche come, stante il fatto che le forme siano decisamente astratte, si crea un effetto di profondità. Questa è un'altra opera, si chiama Pali Blu, un po' più avanti con gli anni, il 52, e diciamo che qui si vedono otto, li vedete, pali, diciamo elementi filiformi blu, che possono ricordare dei pali, ma hanno diverse inclinazioni. In realtà, diciamo, anche qua il contesto non permette di avere un radicamento con la realtà, quindi possiamo soltanto, come dire, immaginare quello che poteva essere per Pollock questi pali, se potevano avere un riferimento con la realtà, magari una strada, una città, insomma, ci si possono vedere molte cose. L'aspetto più importante per la pittura di Pollock è che il procedimento per realizzare l'opera per la prima volta diventa più importante che l'opera stessa. Cioè l'opera è un divenire, non è un risultato finale, ma è un divenire, ok? Ed è assolutamente, diciamo, parte del procedimento di Pollock, quindi di questo action painting che lui mette in piedi, mette in campo. Faccio vedere solo un'ultima opera proprio per far vedere quanto alla fine fossero astratte queste forme, assolutamente legate alla procedura, al gesto, alla gestualità, ok? E alla violenza con la quale eventualmente strizzava il pennello o comunque gettava, schizzava il colore sulla tela. Poiché abbiamo introdotto, diciamo, l'aspetto dell'espressionismo astratto, o comunque la corrente dell'espressionismo astratto, ci permette anche di poter introdurre un altro artista, stavolta svizzero, chiaramente di origini italiane, quindi della Svizzera italiana, chiamato Alberto Giacometti. E lui, diciamo, è principalmente uno scultore che realizza queste opere scultoree che rappresentano corpi umani, fortemente stilizzate, allungate, ricordano un po' le sculture etrusche, se volete. Questa si chiama Ombra della Sera, Ombra della Notte, è una scultura etrusca in bronzo. Quello che lui realizza però sono strutture fortemente scabre, sculture estremamente scabre, quasi consumate, quasi logorate dalla ruggine, in realtà no, è un effetto che lui ottiene, con questi corpi filiformi, qui addirittura. Questo è l'uomo che cammina, dove si accenna anche un passo, una camminata, quasi vuole ricordare le statue della Grecia antica, le Kuroi o la scultura egizia. Però quello che cerca lui di ottenere è proprio questo effetto di
sofferenza interiore che si riflette all'esterno, quindi la sofferenza interiore dell'uomo si riflette in queste sculture fortemente materiche, fortemente scabre, ok? Che ricordano più, come diceva lui, le ombre nei corpi riflessi che non un corpo stesso. Un altro artista che in questo senso riprende e si trova forse a metà, questo è un po' un crocevia, tra l'espressionismo astratto e qualcosa di un po' differente, che poi sarà una critica alla pop art, e quindi l'arte povera, la cosiddetta arte povera, è Alberto Burri. Perché anche, diciamo, Alberto Burri inizia a lavorare con quelli che sono dei materiali per lo più o poveri o industriali, aiute, sacchi di juta, cioè quelli della, diciamo, per contenere grano, farina, quello che è, insomma. Ma anche la plastica e queste gestualità dell'espressionismo di Pollock le possiamo ritrovare in parte in alcune delle sue opere, specialmente con i lavori sulla plastica, dove lui con la fiamma ossidrica, diciamo, andava a bruciare la plastica che si arricciava e creava questi effetti che in realtà dipendono molto più dalla gestualità che non da un disegno preciso. Un altro esperimento che lui realizza sono i cretti, sono le serie cosiddette dei cretti, che rappresentano, che vengono realizzate con una mistura inizialmente di colla e polvere minerale che si fessura, nella fase di asciugatura si fessura e crea questo effetto di zolle di terreno come fossero inaridite. E anche qua, diciamo che l'idea è un po' quella di creare qualcosa che non può essere ripetuto ed è anche legato al caso, okay? Legato a una irripetibilità dell'opera d'arte. Mentre qui, volendo, c'è anche un'intenzione, diciamo, di esprimere una certa sofferenza attraverso il materiale, che sembra quasi abbia sofferto la gestualità del pittore, un po' come le tele degli espressionisti astratti hanno sofferto della gestualità dell'artista. Nei Cretti, in realtà, c'è più un'idea proprio di irripetibilità dell'opera d'arte e delle forze della natura che agiscono su queste opere d'arte. E questa serie di Cretti, Burri la estenderà a scala proprio gigantesca in Sicilia con il Cretto di Gibellina, che si trova appunto in Sicilia, che è un'opera realizzata interamente su una collina e riprende le strade e quelli che erano gli isolati di questo villaggio, questo paese che è andato distrutto e all'interno del quale è possibile camminare. Qui vedete delle foto dove addirittura poi le vie è possibile camminarci, è possibile camminare sopra. È durata tantissimo perché credo sia stata completata nel 2015, è iniziata negli anni 80. Arriviamo alla società dei consumi in arte. Questa è una delle opere di uno dei fautori, diciamo, della pop art, Tom Wesselman, ed è una natura morta, per così dire. E, diciamo che l'idea appunto degli artisti della pop art è quella di prendere, come di criticare quella che è la società dei consumi, perché diciamo, noi siamo spinti a consumare, come vedete qui, è scritto abbastanza grande, cioè l'idea è che sia necessario consumare i prodotti industriali affinché la società prosperi e si sviluppi. Uno dei motivi per i quali il lockdown era pericoloso era proprio che diminuivano i consumi, la città si ferma, molte attività chiudono. No, la città, la società è tutta improntata sul fatto che noi giriamo, acquistiamo, spendiamo, compriamo e muoviamo l'economia così facendo. E quest'idea di consumo appunto diventa l'obiettivo della critica degli artisti che appartengono a questa corrente. Quindi, per esempio, Tom Wesselman realizza nel periodo della pop art questa serie di nature morte dove appunto mette in primo piano proprio gli oggetti del grande consumo americano, in parte li dipinge, in parte realizza dei collage, quindi qui vediamo aerei, il pane in cassetta, questa sorta di Coca-Cola, prodotti appunto, le sigarette, prodotti che possono essere acquistati, che sono di consumo, di largo consumo. Mentre la tecnica che utilizza appunto è quella simile alle pubblicità, quindi forte bidimensionalità, prodotti in primo piano, colori sgargianti. L'altro artista che riprende un po' i temi, ma diciamo li tratta un po' in maniera un po' più, non tratta principalmente temi di consumo, ma le tecniche, quindi in questo caso lavora sulla stampa fumettistica in questo caso. È Roy Lichtenstein, che tra l'altro lavora alla Factory di Andy Warhol, che vedremo in seguito. E nel suo linguaggio, quello che lui fa, oltre a riprodurre queste immagini che hanno un accento fortemente fumettistico, diciamo, sperimenta quella che è la texture, cioè la serie di puntini che accostati tra loro
come vedete qui la pelle, diciamo, della donna che piange, appunto, la ragazza che piange, the crying girl, simulano questo effetto di ingigantimento della stampa, un po' come guardare da vicino un'immagine stampata, chiaramente sta facendo riferimento più alla stampa dei periodici, in questo caso, che non le pubblicità, la stampa dei periodici. E crea questo effetto puntinato molto particolare. In alcune opere addirittura inserisce il fumetto, è uno dei primi proprio a farlo, anzi, credo sia proprio il primo a farlo, ad inserire questo fumetto, un po' a riprendere anche lì queste tecniche, diciamo, che erano però diffuse, diciamo, a livello popolare, perché il fumetto era un qualcosa che era disponibile a livello popolare, non erano considerate opere d'arte. Arriviamo a capostipite della pop art. Andrei Andrew Warhol, di origini cecoslovacche, che insomma nasce, chiaramente vive in America, a Pittsburgh, studia, poi si trasferisce a New York e a un certo punto decide che l'espressionismo astratto era qualcosa che gli stava stretto, cioè non si poteva fare solo espressionismo astratto, ma si poteva fare qualcosa di più, e quindi inventa quella che è, o comunque comincia a lavorare su quella che è la, poi sarà appunto la pop art, e ne diventa poi il capostipite perché era anche un artista molto iconico, diventa lui stesso icona della sua arte, e infatti qui è riprodotto nel suo autoritratto, quindi lui stesso diventa un'opera d'arte, così come l'ha voluto rappresentare lui. La sua tecnica diciamo, di lavoro preferito è la serigrafia, che gli permette di lavorare in serie sulle immagini, riprodurle in maniera seriale, con leggere variazioni che possono essere di colore, di sfumatura, di luminosità, sulla trama, insomma lo vedremo a breve. Qui è una delle sue prime opere, diciamo, la sua prima opera è proprio un barattolo, diciamo, di questa famosa zuppa. Anche lui quello che fa è riprendere gli oggetti di largo consumo americano, almeno all'inizio, e trasformarli in arte, che è un'operazione un po' dadaista in questo caso. Abbiamo visto ultimamente i Dada e il Dada funzionava così. E in questo caso qui c'è tutta una serie di barattoli di zuppa riprodotti sempre nella stessa maniera, in maniera bidimensionale, e nelle varie tipologie, diciamo, c'è la zuppa di pollo, vedete, funghi, asparagi, carne, pomodoro e riso, insomma tutte le varianti che esistono di questa famosa marca, almeno in America, di zuppe confezionate in barattolo. Un'altra icona che trasformerà e trasformerà in icona e lavorerà proprio su quest'idea è quella di Marilyn Monroe. Ci saranno anche altri artisti, a parte egli stesso, cioè Elvis per esempio, addirittura il dollaro o le confezioni di pannoloni, vengono trasformati in oggetti artistici per rappresentare proprio l'icona del consumo. Ma quelle più intriganti appunto rappresentano un po' queste scene di artisti e diciamo, di tutto ciò che è trasformato in icona. In questo caso Marilyn Monroe, che viene trovata morta nel 1962, una morte abbastanza misteriosa, lei aveva poco più di 35 anni, 36 o 38 anni, e appunto Warhol inizia questo lavoro su Marilyn, sul volto di Marilyn, sulle variazioni del suo volto, sul fatto che fosse, diciamo, più famosa a causa della sua morte che non per il suo lavoro, perché appunto c'era questo mistero legato alla sua morte. Quindi diventa un'icona, ok, di consumo delle persone, okay, perché anche gli artisti vengono consumati, anche le opere d'arte stesse sono oggetto di consumo da parte del pubblico. E quindi qui lo possiamo vedere in questo dittico di Marilyn, dove, diciamo, da un lato abbiamo la figura di Marilyn ripetuta e colorata con diverse, diciamo, sfumature o alterazioni cromatiche, alterazioni del chiaroscuro, alterazioni del viola, un po' anche a far vedere, a mettere in mostra un po' anche quelli che possono essere i difetti della produzione industriale, della stampa in serie. E qui invece, una parte invece, nella parte destra, dove Marilyn è in bianco e nero, dove in alcune ci sono questi tratti, questi forti segni di, diciamo, quasi di appunto errori della stampa, quasi che la cartuccia stia finendo, appunto proprio a sollevare in quelli che possono essere tutti gli errori, diciamo, di una stampa che procede in serie, di un lavoro che procede in serie, ma anche a voler un po' dire che il consumo che si ha di queste figure poi produce cosa? Il fatto che si brucino, che si disperdano,
che vengano inghiottite e perdano completamente valore. Questa è una cosa che vi voglio dire perché l'arte è anche, come dire, simbolica di altri aspetti, che noi viviamo una contemporaneità nella quale c'è una grande diffusione, per esempio, di immagini. Noi produciamo una quantità infinita di immagini di noi stessi, di quello che facciamo, della nostra giornata. Ecco, e più o meno il senso è lo stesso, cioè a furia di quando tutto è a disposizione, niente ha più valore, ok? E se tutto è disponibile, allora vuol dire che non ha granché valore, perde di valore. Ecco, più o meno il senso era questo, anche in quest'opera, questa critica anche sul valore stesso delle figure. Delle icone, di chi diventa famoso, di chi è famoso e il motivo per il quale è famoso. Ecco, si consuma brevemente e diventa tutto consumabile alla velocità della luce. Qui, vabbè, vedete la spiegazione e arriviamo, dopo aver parlato della pop art e dell'espressionismo astratto, a quella che è in Italia la risposta un po' europea a quello che è la pop art. Qui in Europa noi siamo un po' più sentimentali, per così dire, legati alla matericità. E quindi tra gli artisti, appunto, diciamo, nasce questo genere che si chiama Arte Povera con Yannis Kounelis, che è un artista greco, però è naturalizzato italiano, che appunto proprio in contrapposizione con questi temi del consumismo, dei prodotti industriali e soprattutto del colore, ok? Soprattutto del colore, l'arte povera non utilizza colore, i colori sono naturali, quelli della natura. Addirittura Yannis Kounelis in un quadro mette un fondo nero e diciamo ci inserisce un uccello vero, proprio a dire ci sono più colori nella natura di quanti ne possiamo noi trovare o realizzare noi uomini, noi pittori. E quello che investiga l'arte povera è l'utilizzo di materiali umili come i sacchi, la terra, il ferro, gli scarti dei prodotti industriali. Come vi dicevo, diciamo, il consumismo non è osannato, ma viene osannata, viene vissuta la storicità degli oggetti, la materialità degli oggetti, la storia che si stratifica sui singoli oggetti. Poi un altro aspetto caratteristico del lavoro di Kounelis è che ogni opera non ha un titolo, viene lasciato sono molto interattive, viene lasciato, diciamo, spazio all'osservatore e oltretutto, per esempio, in quest'opera con i sacchi, che contengono fagioli, riso, legumi, noci e via dicendo, insomma, materiali che possono essere anche ingeriti. L'artista in realtà invitava proprio gli utenti anche a consumarne, a mangiarli, quindi l'opera d'arte entrava a far parte dell'osservatore. L'idea era anche questa, di interazione. Una delle ultime mostre che ha realizzato l'ha realizzata in Cina, a Pechino, dove appunto ha lavorato su quello che è un simbolo della rivoluzione, cioè il fatto che la borghesia, il fatto che i soldati entrassero nelle case dei borghesi, la cosa che distruggevano, proprio che era il simbolo della borghesia, erano queste ceramiche bianche con disegni blu, era proprio una caratteristica, diciamo, della borghesia, e venivano distrutte durante la rivoluzione comunista in Cina. E quindi quello che riprende lui, sempre per creare questa tensione, no? Anche nella storia, nella cultura dei luoghi. La Cina è tuttora un regime comunista dove però la borghesia è in forte ascesa nuovamente, con anche crisi identitarie varie e via discorrendo. E quindi nel 2010 realizza questa serie di installazioni con questi materiali che sono delle lastre in ferro, con questi frammenti di ceramica cinese, un po' a ragionare, a giocare su cosa è rimasto della borghesia a livello storico e non anche contemporaneo in Cina. Con questo abbiamo concluso questa parte, diciamo, di storia del secondo Novecento, quindi contemporanea, che sta avvenendo anche oggi e che influenza tutt'oggi la nostra conoscenza artistica, produzione artistica. E vedremo poi come legato alla pop art c'è anche il fenomeno della street art. Ok? Buon lavoro!